potrebbe apparire che non abbia validità il perseguire con forza un nostro scopo. Invece è sommamente ragionevole anche volere agire secondo il nostro bene ideale. Così si determina una vera lotta tra il bene giudicato bene secondo me e il bene giudicato bene dagli altri. Amare e sottomettersi a chi ci violenta non significa rinunciare alla propria volontà di bene, ma è proprio coerente alla volontaria assunzione di una croce per ottenere il bene del prossimo come di noi stessi. Quando la nostra volontà è di tipo altruistico, va difesa con ogni possibile sforzo dell'anima. Pertanto, l'ideale di Gesù non porta ad una rinuncia, quando porta alla sottomissione nostra per il bene degli altri. Per quanto noi si voglia fare o no, può essere fatto solo come è già disegnato in un disegno assoluto. Questo bisogna tenerlo sempre presente. Pertanto, noi non pagheremmo nemmeno un prezzo quando volessimo perfino la nostra morte per il bene degli altri. Ma quando questo estremo sacrificio, non essendo nel disegno, non è già parte delle cose che veramente vedremo accadere, nonostante ogni nostra diversa volontà. Possiamo dunque osare, volendo assumere ogni sacrificio ora per noi, per il bene del prossimo, e ci conviene farlo, ci conviene assolutamente, perché è proprio con la nostra volontà fattiva che noi determiniamo e fissiamo la vera fede nostra nei valori in cui crediamo, ossia nel Dio che è giusto e buono a nostro esclusivo giudizio. Questo è veramente importante da conseguire nel mondo, il nostro libero interesse, ossia quel bussare cui poi sarà aperto nella nostra uscita dalla vita che ci è stata assegnata, che dovremo vedere fino alla fine, per poter assumere poi ogni altra vita come la nostra, scegliendo tra tutte le vite del prossimo, così come ora facciamo nella rete internet, in cui scegliamo di collegarci al sito che risponde al nostro interesse. Noi ci collegheremo, quando saremo ritornati nell'assoluto, ai personaggi che sono gioiosi secondo noi, e essi saranno un infinito paradiso per ciascuno di noi. Ci riuscirà di salvarci l'anima dal nostro personaggio e rientrare nel Dio che abbiamo scelto, perché esso valga come un Dio assoluto per ciascuno di noi? Certamente, perché già ora, componendo i due estremi tra l'essere e il non essere, abbiamo vero quel non essere, il disegno nella sua pienezza, un disegno che già ora sta rientrando nella unità di chi lo ha disegnato. Noi, ritornando in quella unità col nostro Dio che amiamo, saremo quel Dio che amiamo.